Ciao leggini, pronti a scoprire che cosa ci riserva la settimana? Lo facciamo con i miei tre oracoli. Esatto, è uscito anche il nuovo oracolo. Quindi, mazzetto numero 1, l'oracolo delle leggi universali, per avere un'indicazione più pratica se c'è qualcosa che vuoi concretizzare in questo momento nella vita, così molto sul piano più fisico. Mazzetto numero 2, se invece vuoi evolvere, andare verso il piano akashico, cercare di elevarti verso la quinta dimensione, oracolo dei registri akashici. Se vuoi invece avere un consiglio bello deciso, pronto all'azione, l'oracolo dei decreti quotidiani, quindi il mio nuovo oracolo. Mazzetto numero 3. Chiudiamo gli occhi, fai un bel respiro e distinto scegli 1, 2 o 3. Bene, allora se avevi scelto il mazzetto numero 1, se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito e se questo video ti piacerà regalaci un like. Andiamo a vedere se avevi scelto il mazzetto numero 1, che settimana ti attende. Legge del 3, quindi risonanza per te, fa anche rima. Poi c'è la legge dell'unità, wow. E il lancio del desiderio, ok, una bomba. Puoi realizzare qualcosa di veramente grosso. Perché? Perché la legge del 3 ti permette di mandare nell'universo un qualcosa che desideri davvero tanto. Puoi mandare un desiderio che ti sta tanto a cuore. Ci sono delle tecniche per creare un desiderio che si realizza, un desiderio non resistente. Quindi mi raccomando, cerca di formulare un desiderio ben formulato, è un desiderio realizzato. Ve lo dico sempre nel mio ebook, come esprimere desideri che si realizzano, e nel corso vi metto tutto sotto, no? Non ci deconcentriamo. La legge del 3 ti aumenta la tua forza vitale in modo esponenziale fino a toccare l'unità. Quindi quando esprimi il tuo desiderio devi proprio consegnarlo, puoi fare proprio una sorta di visualizzazione, chiudi gli occhi, hai impacchettato il tuo desiderio dentro una sfera di luce del colore che decidi e immagini proprio di vedere questo desiderio che si innalza e va fino all'uno, all'unità, e a quel punto la legge dell'unità pianta questo seme nel giardino delle possibilità e la realizzazione, insomma, può essere molto 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 facilitata. Mazzetto numero 2 invece, registri akashici, piano akashico, la quinta dimensione, qualche consiglio per evolverci, per, come dire, far fruttare il nostro tempo qui sul pianeta. Infatti, legge dell'amore, se hai scelto il mazzetto numero 2, legge del nome è bianco. Se hai scelto il mazzetto numero 2, questa settimana sei chiamato a farti valere, però come un guerriero di pace, d'amore, cioè devi essere fermo, deciso, ma allo stesso tempo non perdere quella che è l'amore per te stesso, la tutela per te stesso. Devi farti valere, ma per come sei tu, non per come magari un'altra persona si rapporta a te. Questo è importante perché più tu sei aderente alla tua natura più intima, alla tua autenticità, più ti purifichi. Questa settimana ci sarà proprio la necessità per te di purificarti da situazioni e da persone nocive. Vesti bianco, mangia bianco, circondati di qualcosa di bianco, una copertina, uno scialle, un po' di cibo dal colore bianco, non so, cavolfiori, patate, cose del genere, ti può aiutare ad armonizzarti con questa energia. C'è bisogno d'amore, ma una sorta proprio di guerriero, di pace e d'amore, cioè fermo e deciso, facendo valere chi sei, ma anche cosa sei, cos'è la tua anima, non ti, come dire, far portare su territori differenti da quelli che sono quelli giusti per la frequenza della tua anima. Andiamo a vedere l'ultimo arrivato, l'oracolo dei decreti. È la prima volta che facciamo questo video, quindi con le tre carte, e vediamo come rispondono. Sono curiosa quanto voi. Ci sono vari metodi di lettura, man mano li sto mettendo sul canale, ma
caso. Questa delle tre carte è nuova, quindi 1, 2 e 3. Abbiamo allora la legge della conoscenza, la legge del 3 e la legge del 3. Abbiamo visto che la legge del 3 è già uscita anche a chi aveva scelto il mazzetto numero 1. Qui esce addirittura due volte, quindi quello che ci dice è che il potere della risonanza è molto potente in questo momento. Quindi fai di sì solo chi vuoi veramente essere, perché la tua essenza sta andando in risonanza, quindi diamo il meglio di noi perché è la cosa che ci porta, come dire, più frutti, più giovamento. E infatti la prima carta dice: quello che fai torna intorno a te triplicato, compi solo azioni che vorresti ricevere. La seconda: quando sono grato lo sarò tre volte per tre, è la legge. Non so di sapere, per questo io so. Queste carte ti invitano a metterti in discussione, ma in una maniera assolutamente costruttiva. È come se ti indicassero, sempre qui, anche qui, autenticità può essere il termine, perché l'autenticità viene dalla legge della conoscenza che porta in sé il corollario, che avrete sicuramente sentito, molto famoso, il gnosis se auton, il conosci te stesso. Era inciso al tempio di Delfi, sacro al dio Apollo, e c'era appunto conosci te stesso, quindi il conoscersi interiormente è un qualcosa di fondamentale, e quando noi ci conosciamo arriviamo a capire che possiamo essere molto soddisfatti di noi, di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo vissuto, di quanto ci siamo impegnati nella nostra vita, ma dobbiamo anche sapere di non sapere, perché ci sarà sempre qualcosa da imparare, e questo è assolutamente stimolante, tiene viva la forza vitale, no? La curiosità, la legge della conoscenza è il nutrimento. E questo ci dice poi che comportandoci in un modo di umiltà, ma come dire, so quanto valgo, non devo eccedere in questo, ma devo, come dire, amarmi profondamente, perché anche se gli altri provano a, come dire, prevaricarti, a superare dei limiti, tu devi essere capace di mettere quel limite, perché sai che tutto quello che fai, dici, pensi, vibri, si triplica. Se questo può essere forza, può essere rancore, può essere invidia, può essere gelosia, può essere amore. Quindi questa settimana più che mai attento a ciò che vibri, perché va in risonanza. Quando va in risonanza poi attrae il suo corrispettivo. Ma il nuovo oracolo è molto carino e ci dà la chiave, la gratitudine è la chiave. Quando sono grato il triplo. Perché? Perché quando siamo veramente grati lo vibriamo sui nostri tre livelli, quindi sul corpo fisico, magari sorridiamo o ci commuoviamo. Sul lato delle emozioni proviamo emozioni fortissime, la gratitudine quando riusciamo a provarla è come un qualcosa che si espande, è bellissimo, e questo va a purificare, a benedire, manda in risonanza questa meravigliosa frequenza che arriva appunto nell'universo e attrae di conseguenza, quindi attrae cose meravigliose. Quindi se avevi scelto, brava, il 9, perché gli altri due ormai li conoscete, quindi se volevate sperimentare il nuovo oracolo dei decreti quotidiani, e il consiglio è proprio questo: cerca di vibrare gratitudine. Anche qui poi sotto nell'info box ti metto un link per qualcosa che ha a che fare con la gratitudine, però insomma la cosa importante è non dire solo grazie, anche se è sempre meglio dirlo che non dirlo, ma cercare di sentirlo, perché comunque per quanto magari possa a volte essere più o meno difficile, ma abbiamo sempre tanti motivi per essere grati, quindi questa settimana, se hai scelto il mazzetto numero 3, focalizzati proprio su uno di questi tantissimi motivi, e se non sai come fare, guarda nell'info box e cerchiamo di mandare in risonanza questa bellissima frequenza che è la gratitudine. Spero che questo video ti sia piaciuto. E qual è? No, vabbè, questa domanda, vabbè, invece te la faccio. Per adesso, l'hai già provato l'oracolo dei decreti akashici o ancora no? E nel caso, qual è il tuo preferito tra i tre? L'oracolo delle 14 leggi, l'oracolo dei registri akashici o il nuovo oracolo dei decreti quotidiani? Certo, è un po' difficile, questo lo conoscete poco, però più che qual è il preferito, che
alla fine, no? Più che altro come ti trovi, mi piacerebbe sapere se me lo scrivi nei commenti, come ti trovi con gli oracoli, cosa ti consigliano, per che cosa li usi, insomma, mi farebbe piacere leggervi. E grazie di amare i miei oracoli, mi fa molto 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 piacere, vi sono molto grata, grazie. Tanta luce.